Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Sette Sera e alla nostra rubrica Africa Oggi, che come sapete è una rubrica che cerca di parlare di Africa senza occuparsi soltanto delle tragedie, anzi cercando di raccontarne la quotidianità. Questa volta la quotidianità ci porta in Italia, ci porta a Bologna e ci porta a seguire il Festival dell'Eritrea, che si è svolto dal 4 al 6 luglio, cioè il primo weekend di luglio, a Bologna. Perché Bologna? Perché Bologna è la domanda che fin dall'inizio faremo alle nostre ospiti, che ci racconteranno come mai gli eritrei dall'Europa e dall'America si sono ritrovate nella città di Bologna per festeggiare e che cosa. Intanto vi presento le nostre ospiti in studio, che sono alla mia destra Doris Tekle, che è cittadina italiana di origine eritrea, che vive e lavora in Italia, e alla mia sinistra Saba Beyen, che ringrazio, vi ringrazio entrambe naturalmente di essere in studio, anche lei cittadina italiana di origine eritrea che vive e lavora in Italia. Dunque, Doris, le faccio questa domanda subito: perché Bologna? Perché Bologna? Bologna è la città che ha accolto la diaspora eritrea. Noi tutti eritrei ci riunivamo a Bologna, dove inizia la lotta per l'indipendenza. Una lotta che inizia in che anni? Negli anni 70. Dall'Eritrea si incomincia a fuggire perché non era più vivibile. Avevamo sopportato sotto Haile Selassie un regime forse meno pesante di quello di Mengistu. Con l'arrivo di Mengistu si iniziarono a chiudere le scuole, a imporci una nuova lingua, l'amarico, come se in Italia si dovesse parlare o insegnare il francese, e chiudere le attività commerciali, bruciare le biblioteche, eccetera. La maggior parte di chi andava via dall'Eritrea erano le donne. Tante di queste donne sono venute in Italia perché parlavano l'italiano, anche a causa del colonialismo italiano in Eritrea, però senza mai dimenticare la propria patria.
tant'è che hanno sempre collaborato per la lotta. E per questo che io definirei la diaspora eritrea, dove hanno cercato sì di portarci via la terra, ma non le nostre radici. E un po' di queste radici sono rimaste a Bologna. Perché sì. Bologna? Perché Bologna, cioè l'inizio della lotta, noi ci riunivamo in Germania, a Monaco e altre città, poi a Pavia e poi dal 74 a Bologna. Credo che le parti amministrative comunali appoggiavano la nostra causa e da lì, insieme a tutti gli eritrei all'estero, si inizia iniziamo a formare questi gruppi per l'indipendenza. Sì, ricordiamo che tra l'altro in quegli anni Bologna aveva l'amministrazione comunale di sinistra, del PC, e quindi a maggior ragione c'era questo appoggio per la conquista dell'indipendenza. Credo assolutamente sì. Ora però direi di mandare il servizio, perché così riusciamo a vederlo il festival Senz'altro, di Bologna. senz'altro. Eritrea, Hagarasni! Eritrea, land of harmony. Eritrea, una terra d'armonia. Venerdì 4 luglio, ore 10 del mattino, arrivo delle autorità, delle rappresentanze diplomatiche in Italia, dei ministri di Asmara, taglio del nastro, inizio del Festival d'Eritrea a Bologna. Minuto di silenzio in memoria dei molti caduti per l'indipendenza. Poi l'alzabandiera e l'inno con la mano sul cuore. Perché Bologna per questo Festival 2014? Siete venuti altri anni al Festival di Bologna, quello storico? Sì, sempre. Io dall'82 fino al 2001 sono venuta. Come spiegano i moltissimi eritrei presenti, oltre 10.000 persone giunte da tutta Europa e dagli Stati Uniti, Bologna è stata la città italiana nella quale dal 1974 al 1991, anno dell'indipendenza di fatto, la diaspora eritrea si ritrovava, giungendo dai diversi paesi, per organizzare la resistenza e l'aiuto concreto da inviare in patria chi, in quegli stessi anni, combatteva contro l'Etiopia del colonnello Mengistu. Come diceva adesso Yemané nel suo intervento, nella nostra Eritrea non c'è stato, diciamo, né la lotta interna né la lotta esterna. Tutte e due le lotte, cioè i popoli che sono stati fuori, la gente è stata fuori e quella, i patrioti che hanno combattuto, hanno veramente combattuto come diciamo sincronizzati, diciamo, e alla fine abbiamo avuto, diciamo, l'indipendenza. Quanti eritrei, quanti studenti, quanti giovani, quanti lavoratori, quante compagne, donne, lavoratrici che da qui andavano in Eritrea a combattere per la liberazione dell'Eritrea. E quanti hanno perso la vita. E noi stiamo cercando veramente di continuare anche a nome loro. Tra Bologna e l'Eritrea si crea un profondo legame. Bologna la Rossa, amministrata dal sindaco Zangheri, roccaforte del PC, accoglie la speranza eritrea, la sua lotta contro il colonialismo etiope. Hai visto, diciamo, quanti ci siamo baciati? Siamo in tanti che vengono da tutta l'Europa. Cosa ci ha dato Bologna? Uno spazio libero di organizzare le nostre idee, di sognare, di vedere nel futuro. Ero uno dei organizzatori del festival. Noi come Eritrei abbiamo avuto questa grande cultura organizzativa, perché, e questo deriva anche dalla nostra esperienza stessa nel condurre la nostra legittima lotta per il diritto all'autodeterminazione. Tu sei stata in Eritrea, hai visto quanti bar di Bologna, quante strade, Il sindaco Rimbeni diceva: Bologna è la capitale degli esuli eritrei, diceva. La capitale proprio.
e perché ogni anno dal 1974 fino al 1991 noi abbiamo partecipato, diciamo, abbiamo organizzato le nostre. Se c'è qualcuno nella città di Bologna che ha qualche dubbio sulla questione eritrea, venga qui. Oggi molti giovani che nel 74 erano a Bologna, diventati adulti, sono qui per dimostrare che il percorso per un paese migliore, anche se in salita, deve essere fatto insieme, uniti. Le famiglie arrivavano a Bologna, che per i bambini diventava una villeggiatura. Piantavano le tende al campo d'Ozza, dove si svolge il torneo di calcio del Festival 2014. Si preparavano cucine da campo e aree di ristoro perché non c'erano i soldi per alberghi e ristoranti. Lei è lo chef, è il master chef. Anche io sto cucinando qua. Cucinando per quante persone? Tantissime. Tantissime, sarà 10.000 in più. Ma lei cosa ci può dire? Un segreto di una qualche ricetta tipica eritrea? Io non vorrei dire le segreti perché io c'ho il ristorante, sennò non vengono a mangiare. Allora non può, allora il segreto è venire da lei. Ci avevamo pranzi per tutte le persone, si chiama Alicia. Dure. Buongiorno. Lei qua ha un lavoro faticoso. Ma che faticoso, questo è un lavoro molto gioioso che si fa con tutto il cuore e con tutta l'anima. Prima si mette la cipolla, poi l'olio e poi il berbere che è piccante, poi il pomodoro, alla fine la carne. Ancora quando è cuoto si mette l'acqua. E poi si gira tutto questo tempo? Si gira perché non deve attaccarsi, deve essere proprio squisito, deve essere molto buono, se no non esigni. Sono affollatissimi i seminari dove in questi giorni si parla di futuro, della storia e dell'importanza di Bologna, del ruolo dei media internazionali, del loro sguardo ostile al paese, di Adulis, un passato antico da riscoprire. La zona di Adulis è stata scavata solo parzialmente all'inizio del Novecento, da un nostro archeologo italiano, si chiamava Paribeni. Polemiche, contestazioni, distinguo tra festa della comunità e di governo rimangono fuori, non per l'efficienza del servizio d'ordine, ma perché estranea al sentimento di chi, dopo un lungo viaggio, è qui con l'orgoglio di essere eritreo. Un orgoglio presente negli stand dei paesi di provenienza, in quello dei giovani e delle donne, capisaldi della società eritrea. A fine festival, dopo musica, balli e fuochi d'artificio, arriva con l'intervista a Radio Città del Capo un altro botto. Il vice ministro degli esteri italiano, Lapo Pistelli, dichiara, riferendosi ai rapporti con l'Eritrea, paese da cui è appena rientrato, che la pace si fa con i nemici. Con gli amici si va a prendere una pizza, oppure vorremmo suggerire un ottimo zighini, piatto perfetto per la condivisione. Ecco Saba, vorrei chiederle questo. Abbiamo visto nel servizio i due aspetti nel festival,
quello diciamo più tradizionale rappresentato dalle donne con il vestito bianco e quello invece più occidentale rappresentato magari dalle giovani con minigonna e vestiti così che seguono più la moda. Ma questo era soltanto per il festival o è un aspetto che ritorna nel paese, in Eritrea? No, diciamo che noi non abbiamo la distinzione dei vestiti, delle culture, dei costumi. In Eritrea siamo metà musulmani, metà cristiani, andiamo in sintonia tutti, se ci vestiamo come che addirittura chi è cristiano cerca di prendere quello del musulmano, quello dei musulmani per cercare di prendere quello dei cristiani. Logicamente i giovani vanno con il mondo e vanno, seguono la moda occidentale, quindi chi vuole si veste come vuole, però noi rispettiamo molto nelle feste tradizionali il nostro vestito tradizionale, c'è il vestito bianco che si chiama Zuria e poi ci sta il vestito di altre etnie, comunque in Eritrea siamo 9 etnie, quindi certe volte è impossibile vestirsi di 9 etnie, però cerchiamo tutti di mettersi diversi costumi di varie etnie. Quindi c'è una convivenza, certo, certamente, che anche si vede, non c'è nessun obbligo di mettere e non mettere il velo, c'è cioè un'assoluta tranquillità. No, sì, è libero, tant'è vero noi in Eritrea le scuole, dalla divisa delle scuole, perché lì vanno sia di 9 etnie, senza distinguere cristiani e musulmani, sono 9 etnie, tutti insieme e tutti portano la stessa divisa, quindi non ci sono queste distinzioni di obbligo di vestirsi con un vestito o un altro. Quindi c'è un rispetto per quelle che sono le tradizioni di ciascuna etnia, ma nello stesso tempo una convivenza di tutte quante, non un obbligo. Certo. Bene, un altro aspetto invece che è venuto fuori dal servizio, magari Doris vorrei che lei ce lo spiegasse, è quanto ha detto il Tsegay Mogos, che tra l'altro ricordo che è stato anche ambasciatore d'Eritrea in Italia. E lui ha detto che c'è stata una grande coesione nella lotta per conquistare l'indipendenza tra eritrei in patria che combattevano ed eritrei all'estero che aiutavano e qualche volta anche ritornavano a combattere in Eritrea. Sì, come sì. Ci può dire? L'Europa per gli eritrei non era un rifugio dove nascondersi. Tant'è che le famiglie venivano separate, alcuni mettevano a riparo le donne e i bambini e continuavano a combattere. Alcune donne tornavano a combattere in Eritrea e così conquistarono sia la parità che l'indipendenza. Ovviamente queste donne non combattevano solo in retrovia, ma a fianco degli uomini. E solo così abbiamo ottenuto questa grande vittoria alla fine. Certo, questo che lei dice mi fa ricordare quanto mi ha detto una signora proprio durante il festival, e cioè che lei aveva lasciato l'Eritrea a un certo punto della sua vita, è andata in diversi paesi, poi è arrivata in Italia, ormai tanti anni in Italia, e io le chiedevo se questo percorso non le era costato fatica, non le era dispiaciuto. E lei mi ha risposto una frase che ho trovato commovente, cioè mi ha detto: in verità io ho combattuto a fianco alla persona che amavo, che è morta a fianco a me mentre si combatteva, e da quel momento la patria è diventato mio marito. E sembrerebbe a noi, per il nostro spirito, forse è una frase retorica, ma devo dire che mi pare che rispecchi moltissimo il sentimento che ho visto al festival, perlomeno nelle persone più anziane, o sbaglio? Sì, questo sentimento verso la patria per noi eritrei è una conquista. Abbiamo una data molto importante nel nostro calendario, il 20 giugno, dove noi ricordiamo i nostri martiri. Questa funzione, chiamiamola, viene spesso, come posso dire, tradotta in fondamentalismo islamico. No,
per noi solo un ricordo dei nostri martiri, la perdita delle nostre donne, dei nostri uomini, padri, figli, e ovviamente ci sono tanti orfani che ci ricordano questo. Per cui per noi è un onore festeggiare, ricordare i nostri martiri. Perché tra l'altro erano persone che combattevano volontariamente. Assolutamente sì, forse c'è un po' di confusione con la definizione di martiri. Per me il caduto in combattimento è un soldato, è uno che ha giurato, che ha arruolato nell'esercito. Esatto. E mentre invece i nostri tegadelti erano tutti, scusate, combattenti, erano tutti volontari. Ecco perché credo che la definizione di martiri sia giusta. Sia giusta. Un'altra cosa invece vorrei chiederle, Saba, ed è questo. Ho visto moltissimi giovani al festival, ma qual è, come dire, quali sono le aspettative di questi giovani? Come pensano al loro paese? Lei può dirci qualche cosa rispetto ai giovani? Sì, certamente. Allora, noi le mamme, diciamo, di, non so se definire seconda o terza generazione, cerchiamo terza. Comunque di rispettare e di insegnare ai nostri figli di prendere il paese, perché comunque l'età passa per tutti. Quindi cerchiamo di istruirli nella nostra cultura, nella nostra lingua, nelle nostre abitudini e di vivere in sintonia anche con tutte le etnie. Perché lei ha figli? Certo, certamente. Io ho una figlia di 20 anni, appena fatta la maturità, adesso è andata in Eritrea. Nata in Italia? Nata in Italia, ha vissuto in Italia, poi una parte in Eritrea e poi in Italia, però che ha finito adesso la scuola qui. E adesso è partita in Eritrea con tutti gli amici suoi, chi viene dal Cairo, lo stesso festival che è stato fatto qui. Come viaggio di maturità, certo, potremmo dire. Come viaggio di maturità, perché quest'anno noi abbiamo un posto che si chiama Sawa, dove si fa la formazione per tutti gli eritrei, senza distinzione di razza, di sesso, di religione. Tutti gli eritrei di 9 etnie vanno a fare la maturità in questo posto. Allora, chi sta in diaspora cerca di comunque di appoggiare questi ragazzi, di raggiungere loro, di fare una cerimonia insieme, diciamo. Quindi mia figlia con altri amici suoi dal Canada, dall'America e cugine sono tutti in Eritrea a questo posto che si chiama Sawa per festeggiare. Ed è un modo, come si diceva è poco fa, per ritrovare le proprie radici. E certo, per vedere anche la vita dei nostri giovani. Per vedere veramente con gli occhi loro, perché l'Eritrea purtroppo non è solo quello che si racconta. In Eritrea bisogna viverle le cose, bisogna vederle. Quindi purtroppo fuori i nostri ragazzi sono un po' circondati da tante notizie, bombardati dalle notizie negative e positive. E noi per questo che li mandiamo proprio al proprio paese, sia loro che i loro amici, i loro conoscenti, di vedere la verità. Loro tutti gli anni vanno a Sawa. E in questo modo hanno una visione da un lato dell'Occidente che lasciano, perché più delle volte lavorano, studiano nei paesi europei, diciamo, e nello stesso tempo possono però vedere come e quali sono forse le difficoltà anche dell'Eritrea. Certo, vedono anche le difficoltà, certamente, però loro ci riescono a affrontarle diversamente, perché adesso comunque il mondo è cambiato dappertutto, anche in Eritrea si è modernizzata parecchio, quindi forse sarà pure il confronto tra gli occidentali e i propri ragazzi che fanno avanti e indietro. Sì. Poi ci sta questo festival che una volta all'anno si fa in Europa, un festival giovanile. Una volta all'anno si fa in Eritrea, quindi tutti questi ragazzi poi vanno giù, quindi si scambiano le loro esperienze, certo. E tutto quanto, quindi siamo in piena sintonia. Diciamo. Certo. Io vorrei farvi ancora una domanda, veramente le domande sarebbero molte, ma il tempo per noi è sempre limitato. Questo festival ha avuto tantissime presenze, si diceva durante il servizio anche più di 10.000. Si sono visti, ho visto mentre ero lì, moltissimi volontari. Allora, quello che io vorrei chiedere, comincio con lei Doris, questi volontari pronti ad organizzare il festival, che cosa
si aspettano dal paese? Cosa si aspettano dal paese? Come tutte le aspettative dei giovani, che ci sia un progresso, che ci siano posti di lavoro, che si renda una vita migliore, come tutti. E certo, la condizione al momento del paese è più difficile, sì, però rispetto ad altri. Senz'altro, è molto difficile. In Eritrea abbiamo dovuto cercare una parola che definisse lo stato in cui siamo in questo momento, ed è né guerra né pace. Abbiamo dovuto dare questa definizione anche per spiegare la situazione agli altri. E noi abbiamo i nostri territori ancora occupati, dove gli abitanti, la maggior parte erano contadini, hanno dovuto lasciare i loro orticello, le loro case, i loro terreni. Questo stato di guerra, non guerra né pace, crea un grande disagio nei nostri giovani, grande malessere, e anche nei loro genitori, che hanno combattuto per dargli un futuro migliore. Bene, e con questo io vi ringrazio molto, ringrazio Doris, ringrazio Saba e ringrazio i nostri ascoltatori per questa puntata di Africa Oggi. Grazie a tutti. Grazie a voi.